anno fa la Federazione Russa ha scioccato il mondo invadendo l'Ucraina. La Russia aveva già compiuto in passato aggressioni nei confronti dei propri vicini, non aveva mai spento le rivendicazioni su quelli che chiama i suoi confini storici, ma nessuno avrebbe potuto immaginare un atto così grave. Ci eravamo illusi, l'obiettivo di Putin era far capitolare l'Ucraina per poi rivolgere le sue mire espansionistiche agli altri stati confinanti, non solamente europei. Quel piano è fallito. Mosca ha dovuto fare i conti con l'eroica reazione di un popolo disposto a tutto per difendere la propria libertà e con una cosa più forte dei missili e dei carri armati, l'amore per la propria patria. Il popolo ucraino sta pagando un prezzo molto alto per questo. A Bucha e Irpin l'ho visto con i miei occhi e non dimenticherò. L'Ucraina non è e non sarà sola perché sta difendendo anche i valori di libertà e democrazia su cui nasce l'identità europea, le fondamenta stesse del diritto internazionale, senza il quale varrebbe solo una forza militare e ogni Stato del mondo rischierebbe di essere invaso dal proprio vicino. Non possiamo consentirlo ed è nostro dovere lavorare per arrivare a una pace giusta. Il mondo libero e debitore nei confronti delle donne e degli uomini ucraini, l'Italia e dalla loro.